Io ovviamente amo il mare, amo l'isola e essendo nato là non farei mai cambio con nessun altro posto. Siamo a Piombino, in Piazza Bovio, una bellissima piazza che affaccia sul mare dove si vede ovviamente la mia isola, l'isola d'Elba. Questi giorni starò qua, è già 2 o 3 anni che vivo qua con la ragazza e mi alleno qua, ho delle buone strutture e ovviamente mi facilita anche un po' il fatto di magari non prendere la nave quando torno via dalle gare o dai raduni con la squadra, onde evitare di fare le corse, qua ho sempre un ottimo appoggio. E ho ancora 3 settimane di allenamenti prima di partire per i giochi. Mi allenerò un po' qua e un po' a Roma, dove abbiamo un raduno olimpico dal 4 al 10 di febbraio, la partenza poi è il 16 di febbraio per la Corea del Sud. Il mio rapporto con l'isola sono molto legato, quando posso cerco sempre di andarci e mi manca, sto bene a Piombino e per fortuna quando posso vengo qua, me la guardo e mi sento più vicino, dai, alla fine è molto più vicina di quanto sembra. No, però ci sto bene, spero un giorno, finita la carriera, di tornarci a vivere, a lavorare lì o qualsiasi cosa, ecco. Devo convincere la ragazza. Madonna, sarebbe da buttarsi a capofitto proprio a nuoto arrivarci. No, dai, però sono contento di abitare qui e per ora mi sto trovando molto bene. Adesso stiamo andando al campo di atletica di Piombino, del centro atletica Piombino, dove sono cresciuto e da là ho avuto inizio la mia carriera, diciamo, sportiva, perché tramite le gare dell'atletica e chi mi ha seguito, alla fine devo ringraziarlo, ecco, per quello che sono diventato, ecco, se no sarei rimasto, penso, sullo scoglio a fare altro. Invece a 15 anni, a 16 anni ho preso la palla al balzo e sono venuto qua nonostante stessi comunque ancora studiando alle scuole superiori e ho iniziato la mia carriera sportiva da dilettantista, ecco. Mi veniva naturale, ecco, alla fine la corsa è la cosa più naturale che c'è, ovviamente poi le qualità uno se le costruisce e tramite, ovviamente, come ti ho detto, il mio ex insegnante di educazione fisica Armando Manzani e poi il tecnico Fabio Quilici mi hanno convinto a venire qua a Piombino. Prendevo la nave tutti i giorni avanti e indietro, mi portavo libri da scuola per studiare in nave, è stato impegnativo, però c'avevo un sogno che era quello comunque sia di fare l'atleta e di vivere di sport, ecco, e sono contento per dove sono arrivato. Mi sento un po' anche qui un po' a casa, ho una seconda, una terza famiglia, mi hanno sempre accolto bene e mi sono trovato benissimo. Centro Atletica Piombino e qua dove ho iniziato la mia carriera sportiva da velocista, che mi ha un po' consacrato. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao.
l'ho visto arrivare al campo nel 2002, l'ho visto crescere sportivamente, tra l'altro è stato allenato da mio nonno e aveva come professore mio padre a scuola, per cui insomma è uno della famiglia del centro-atletica Piombino e insomma è veramente emozionante vederlo a questi livelli. Ci tenevo particolarmente perché penso sia l'ultima, ecco. Non che mi possa precludere altro comunque nel mondo dello sport o anche nel mondo del bob stesso, però penso a livello agonistico, a 32 anni, diciamo, non sei in una parabola discendente, ma quasi, ecco. Vedermi tra 4 anni a 36, 37 anni, un'altra Olimpiade, non lo so, ecco. Vita dell'atleta professionista, qualsiasi sport egli faccia, penso che sia tutto un sacrificio, ecco, ma sacrifici piacevoli, non che siano delle rotture, ecco. Da quando ti alzi la mattina a quando vai a letto, comunque sia, sai che determinate cose che magari i tuoi amici fanno te non le puoi fare, ma nelle piccole cose, nelle piccole gesta comuni, ecco. Per me vestire la maglia dell'Italia è un onore, ecco, e anche quando vinciamo, quando ho vinto con l'atletica leggera, sentire l'inno di Mameli, la bandiera tricolore che svetta più in alto delle altre, è una cosa che non apprezzo per qualsiasi sportivo. E mai avrei pensato di partecipare ad un'Olimpiadi, anche se è il sogno di qualsiasi atleta, figuriamoci due Olimpiadi, e è il coronamento, penso, di una carriera, ecco. Ci ho pensato già un po' l'anno scorso e un po' quest'anno a quale potrà essere la mia carriera una volta finito lo sport. Mi piacerebbe comunque molto rimanere nell'ambiente, nel settore tecnico del bob e magari aiutare i ragazzi nuovi che verranno dandogli tutta la mia esperienza possibile. E non escludo comunque anche il fatto di iniziare una nuova carriera, anzi una nuova vita professionale nell'arma, proprio in Polizia di Stato. E è una cosa che comunque mi affascina e sono curioso, ecco. Avere la fortuna di riuscire ad entrare in un gruppo sportivo militare, in questo caso per me è la Polizia di Stato, perché se non fosse per loro non sarei l'atleta che sono, mi hanno dato tutto, mi hanno sempre sostenuto, più che altro per i giovani, quindi io penso che sotto questo profilo il sistema italiano ha molto da elogiarsi, ecco. Ci vediamo a Pyeongchang. Ciao.